Era attesissimo il ritorno di Massimo Bulleri a Milano con la maglia della Benetton. Non è andata benissimo all'ex di serata, partita che virtualmente poteva valere il terzo posto in classifica, partita ben giocata dai lunghi della Benetton. Sandro Nizevic e CJ Wallace hanno segnato 23 punti in coppia, con CJ Wallace che oltre a segnare da tre come sempre ha fatto il suo gran lavoro sotto i tabelloni, soprattutto a rimbalzo d'attacco. Milano ha avuto il solito David Hawkins, capace di spaccare la difesa soprattutto nei momenti in cui a Treviso ha aumentato un po' la propria intensità difensiva, capace di portarsi a spasso spesso tutti i difensori, 5 su 7 dal campo per i suoi 13 punti. Bene Vitali, al di là dei 9 punti c'è maturazione nel gioco del playmaker milanese, così come sta maturando Mike Cole, il migliore in campo, 23 punti, 7 rimbalzi, 2 assist in una serata in cui ha puntualmente ribadito ad ogni tentativo trevigiano di rimonta. Mike Cole continua nell'arco della partita e la continuità è quella che gli è spesso mancata nell'arco di questa stagione. Con un Mike Cole così la squadra di Piero Buchi può davvero guardare molto lontano in vista dell'inizio dei playoff.